come mi è già successo tante volte, esplorando semplicemente una zona, arriviamo vicino ogni tanto a dei cacciatori che sono in difficoltà, che ci chiedono una pozione e ci danno una missione completata. Sembrerebbero casuali, ma ognuna di queste missioni ha un nome diverso. Questa si intitolava Quando si ama. Ancora una volta nell'albergo che mi raddoppia i punti esperienza, raggiungo il 63° livello e il 10° livello di esplorazione di Gladio. Prompto ha imparato anche a fare foto in bianco e Isn't this Cantiana? Yeah, she was here, huh? She was? Ho ottenuto anche il trofeo Was Scatto she just saying? Etereo. Questa foto probabilmente rappresenta qualcosa di particolare. Mi sembra che ci sia Genziana nell'inquadratura, seduta sul ponte. Ma non c'era su quel ponte. Quindi è molto particolare come foto. E i ragazzi stessi hanno avuto un sussulto perché non ricordano assolutamente questa figura femminile sul ponte. Ho notato in questo punto, e me l'ha fatto notare Well, anche la hey. telecamera che si è spostata la prima volta, che c'è un altro quadretto, in questo caso rappresenta cottura. Non è la prima volta che ho a che fare con questo tipo di disegno. Ce l'avevo avuto, era successo già ad Amered, quando visitai il ristorante di Tacca, e ebbi anche l'impressione di vedere un quadretto anche nel mercato di Lestalium. In realtà questo storicamente, a livello di proprio di linea temporale, sarebbe stato il secondo quadretto, ma me ne accorsi soltanto recentemente, in una delle volte che visitai questo posto per guadagnare più punti esperienza. Penso che sia quasi un collezionabile, anche se in realtà non mi dà nessun tipo di bonus, è soltanto una questione puramente di colore, però alcuni negozianti particolarmente, non so, caratteristici, hanno sul banco o comunque sul posto di lavoro questi disegni fatti probabilmente dai loro bambini, dai loro figli, dai loro nipoti, che loro tengono vicini probabilmente per affetto nei confronti dei loro bambini. A questo punto tento il dungeon che c'è davanti alle porte di Insomnia. Io sono di livello 62 e la missione relativa a questo dungeon sarebbe di livello 45. Io ci entrai tempo fa, ma ebbi la peggio quasi subito, però l'ho fatto in maniera estremamente svogliata e adesso potrei impegnarmi di più o anche mezzi molto più buoni, potrei tentare di raggiungere il fondo. Allora, il dungeon si prende qua sulla destra. Oltretutto c'è anche un'altra quest correlata a questo luogo, relativa a quelle mappe in questo dungeon, quindi penso che ci possa essere una svolta in quei termini. Intanto un gruppo di imperiali qua ha avuto la pessima idea di dire la sua al mio gruppo di amici. Devo ammettere che questo potrebbe essere un buon posto per recuperare PA, perché questi nemici di livello 3 sono eliminabili con una semplice proiezione. E una proiezione basta per ucciderli e guadagnare un punto azione. Un punto abilità. Let up now.
sono veramente un gruppo nutrito di nemici, quindi veramente potrei prenderlo in considerazione per un farm anche a fine gioco per completare le sferografie, chiamiamolo così, dei miei eroi. Allora, il dungeon è qui sotto. È un vero e proprio labirinto, una fognatura. Canale di Crestholm. Si entra da questo lato. La missione dice di cercare il nemico negli anfratti e sconfiggerlo. Allora, io ho già eliminato una parte degli avversari che sono in zona. Quindi potrei arrivare al nemico senza troppi intoppi. Però a differenza di altri dungeon, questo è su alcuni piani, nel senso che ci sono anche delle scale che portano a zone sopraelevate. E Noctis ha questo vizio di gettarsi di sotto nel momento in cui io sono in corsa e tocco la ringhiera. Ecco i nemici. Si tratta di nemici di livello 44. Ricordano molto quei demoni giapponesi, penso che siano giapponesi, con il corno sulla testa. Allora, di qua si scende. Di qua si sale e si continua. Sì, è molto più labirintico questo luogo rispetto a tanti altri posti che abbiamo visitato in questo gioco. La mappa, oltretutto, sì, ci aiuta, però io sono sicuro che scendendo qua sulla destra, di qua, no, scendendo di qua si cambia piano. E infatti sono addirittura caduto. Quindi mi trovo in mezzo ai nemici e non in una situazione tranquilla. Anche perché c'è un Ronin, un Jojimbo. Jojimbo, in questo gioco, è un nemico come un altro, non è una summon o qualcosa di particolare. Ed è molto forte. Adesso vediamo se a questo livello riesco a batterlo senza impazzire eccessivamente. Tanto sono felice di vedere che gli altri nemici crollano facilmente, quindi potrei a brevissimo avere a che fare solo con Jojimbo. Ecco la prima coda di Fenice che mi tocca usare. Allora. Mi fa male la lancia, quindi ho buon gioco. Sì, è alla mia portata. Posso batterlo con un po' di pazienza. Ok, l'abbiamo sconfitto e abbiamo preso i punti. Allora. Dobbiamo riuscire a capire come tornare indietro. Allora, qua c'è una scala. Questo cunicolo è esplorabile. Tutto ciò che mi porta a un vicolo cieco mi tranquillizza perché so che la strada da quel lato è chiusa, quindi devo soltanto controllare eventualmente la presenza di oggetti. Allora, qui non ci sono passaggi per salire, ma questo è il passaggio per salire. Allora, altri nemici, semplici. Ho l'impressione che i versi che facciano i nemici facciano eco all'interno di questo luogo così chiuso. Ovviamente si tratta di demon, cioè di creature oscure legate al,
alla notte. In questo caso, essendoci buio qui dentro, si possono creare e generare anche nei dungeon, ovviamente. Però il loro destino, una volta sconfitti, è di diventare fanghiglia e sciogliersi, esattamente come quelli che facciamo fuori all'esterno quando li incontriamo di notte. Allora, è un luogo piuttosto complesso. La visita di questo luogo quindi sta diventando veramente frammentaria. Oltretutto i nemici non mi danno tregua, sono presenti in ogni stanza. Gli Yojimbo sono davvero forti. I loro colpi sono letali. Ne abbiamo sconfitto un altro. Spero davvero che non ce ne siano troppi, perché sono scontri molto duri. È evidente che ci stiamo avvicinando alla stanza del boss. Purtroppo siamo caduti varie volte in cunicoli come questo, che ci costringono in una stanza, e quindi abbiamo perso qualcosina. Ecco il nostro nemico che arrivando mi fa del male. Allora, attiverò la panoplia per potergli infliggere più danno possibile. L'arma a due mani sembra l'arma giusta, quindi sfrutterò l'attacco speciale di del buon Gladio. Mi ha pietrificato. Questo rallenta la mia strategia. L'abbiamo distrutto. L'hanno distrutto i miei compagni mentre ero pietrificato. Comunque, una volta sconfitto il nemico che sembrava essere il nemico definitivo, e no, c'è ancora scritto trova il nemico negli anfratti e sconfiggilo. Non era il nemico finale. Vabbè, non è stata durissima, quindi posso ben sperare. Allora, ho capito l'enigma legato al simbolo delle chiavi. Allora, in pratica le chiavi rappresentano, diciamolo come se fosse un gioco antico, quattro leve che devono essere tirate per aprire questa porta. Questa porta ci conduce, immagino, direttamente al boss, perché vedete che prosegue in una direzione altrimenti irraggiungibile, che sarebbe in realtà verso il nord, mentre invece io posso prendere soltanto questa scaletta qua in questo momento. Vedete che due chiavi sono accese perché ho toccato due marchingegni, due console, le ho esaminate e appunto hanno sbloccato uno dei quattro sigilli legati a quella porta. Quindi sarà mio compito cercare attentamente nella mappa altri due di questi computer, di questi meccanismi. Spero anche in un evidente suono che mi faccia capire che le cose che ho fatto sono a posto, perché raggiungere quel punto non è semplice, è un po' laborioso. Bisogna fare dei giri, tra l'altro a senso unico, perché in alcuni casi ci si trova dover scivolare. Ecco, per esempio questo, lo vedete che il visto è coperto dal simbolo della scala nella minimappa. Vedete chiaramente che c'è un visto. Allora, quindi dovrò esplorare a tappeto in maniera da trovare gli ultimi due computer da attivare.
Allora, il nemico è stato sconfitto. Devo stare attento a non cadere, anche se mi rendo conto. Ah no, qua forse si apre. Sì, qua si apre, quindi posso continuare in questa direzione. E questo è una parte che non avevo ancora visitato. Infatti, è ricolma di nemici. Lanciaviverna. Potrebbe essere un oggetto interessante. Vediamo se è migliore della lancia che già ho. No, non ancora superata. Non è ancora stata superata la lancia radiosa. Sembra essere la scelta migliore fino ad adesso. Ecco, quello è un computer. Potrebbe essere il terzo. Hey! The ladder extends. Nice. Now we have a way back up. Ah, queste scale possono essere utilizzate per tornare indietro dopo che le abbiamo usate almeno una volta. Allora, raggiungiamo il computer, che mi pare che si possa passare da qui. Ok, anche questo è stato schiacciato. Ora dobbiamo trovare l'ultimo. Purtroppo il problema può anche essere il fatto che io ci sia passato davanti, ma non sapendo che c'era bisogno di premere sulla console, non mi sono preoccupato. Sulla mappa poi non risultano le posizioni di questi marchingegni, quindi può essere stato all'inizio del gioco, ci sono finito davanti, ma non ho avuto la prontezza mentale di andare a schiacciare il pulsante. Purtroppo mi pare anche di ricordare che i ragazzi non abbiano commentato davanti alla console. Cioè, ogni tanto il gioco potrebbe cercare di venirmi incontro con questi piccoli dettagli, facendo dire qualcosa ai miei compagni in maniera da farmi fare più attenzione. In alcuni giochi antichi mi ricordo che c'era, non so, il personaggio principale che volgeva lo sguardo in quella direzione per far capire che lì c'era qualcosa. Oppure una luce particolarmente intensa in quel punto. Ora è vero, la console è illuminata, quindi potrei vederla al buio da lontano. Solo che questo meccanismo, questo enigma non era chiaro all'inizio. Quindi io ho visitato la maggior parte del dungeon senza saperlo. Vedete che adesso le chiavi illuminate, cioè quelle opache, sono tre, perché appunto ho raggiunto la terza. Allora, qui ho trovato l'indizio. Allora, questa era un'altra missione laterale. Allora, un altro problema di questo gioco rispetto ad altri è che se c'è una missione secondaria non attiva, cioè non scritta sotto la minimappa, non c'è nessun riferimento sul fatto che noi magari siamo davanti al luogo dove dobbiamo andare. In questo caso, se io avessi selezionato la missione relativa alla mappa del mistero, che adesso non dovrei più avere, no, non c'è più, qua sarebbe venuto l'obiettivo. Io una volta ero entrato qui dentro con quella missione attiva ed era evidente che dovevo venire qui. Adesso io ci ho fatto caso per caso, proprio per sbaglio, e l'ho trovata. Quindi ho completato un'altra missione senza avvedermene. Eccolo qui, l'ultimo computer. Si sente un rumore. Un chiavistello che si apre. Ok, ora dobbiamo soltanto tornare indietro. Allora, se ben ricordo, forse possiamo passare direttamente da qui. E poi dobbiamo sperare
vi sarà l'altezza del nemico che incontreremo, che sicuramente sarà più forte e cattivo rispetto a quelli che abbiamo incontrato finora in questo dungeon. La porta è aperta e quindi ci è concesso il passaggio fino al punto di rotta della missione. Quindi ci aspetterà uno scontro con qualche nemico particolarmente potente e arrabbiato. Un serpente marino. Ah, vediamo se riusciamo a capire. Qual è il suo punto debole? Tanto è diventato infuocato. Gli sto infliggendo tanti danni, ma temo che presto, infatti, ha fatto una super mossa. Posso invocare. Ho lanciato l'invocazione di Ramu, che quindi può arrivare persino all'interno dei dungeon. Questo è molto particolare. La sua spirale di 7 colpirà il boss. Non penso che lo ucciderà, anche se la quantità di danni che sta prendendo è tantissima. L'ha lasciato veramente basso di vita, quindi potrei anche giocarmi la panoplia. Giocarmi la panoplia e cercare di portare a termine il combattimento. Ok, l'ho sconfitto. Quindi azione combinata dell'evocazione della panoplia. Oltretutto il mostro è sceso ed è morto con più velocità rispetto agli mini boss che ho incontrato finora. Allora, adesso io spero che qua ci sia qualcosa di interessante. Non vedo item in giro. Questo mi lascia perplesso. Ero convinto che il nemico mi lasciasse in maniera scontata un'arma, un gioiello, un qualcosa. Vabbè. Non senza difficoltà ho raggiunto nuovamente l'entrata, quindi l'uscita del dungeon. E finalmente lo posso abbandonare. Devo dire che non mi è piaciuta questa difficoltà nel raggiungere dalla stanza del boss finale nuovamente l'entrata. Ci ho messo tantissimo perché i riferimenti sulla mappa non erano così semplici da comprendere. A meno che non mi sia perso un dettaglio, tipo che non abbia visto una porta che mi conduceva a un conicolo che mi riportava direttamente all'entrata. Ho dovuto farmi un giro molto lungo per poi ritrovare nascostissima, tra l'altro, la scala che mi avrebbe riportato alla botola iniziale. Quindi per ora io direi che, anche guardando le missioni sulla mappa, le altre di esplorazione... Allora, Coctura ci chiede di recuperare un particolare ingrediente che non che la mappa mi mette all'estallium come se lo vendessero in quel luogo, però non è così. Questa missione la devo consegnare. L'esplorazione di questo dungeon la sto lasciando da parte perché è ancora di livello troppo alto. Una montagna di ricordi è in un punto che non posso raggiungere.
L'esplorazione di quest'altro dungeon la reputo ancora un po' alta, perché livello 50, se il boss è di livello 60, ce la stiamo giocando e preferisco andare sul sicuro. La via del pescatore è una missione di pesca che mi sto lasciando alle spalle. Sprezzo del pericolo, una delle missioni della catena di quest di Dino mi porta in una zona ancora non visitabile. Come anche questa missione che ci ha dato Cindy. Le missioni invece di Sid, me ne è rimasta una, devo prendere un ago di Chiactus e non mi è ancora capitato di poterli avere sotto mano, quindi non sono ancora riuscito a catturarne nemmeno uno. Quindi mi dirigerò alle Stallium. Eccoci di nuovo da Viv. Vediamo se sarà in grado di avere abbastanza faccia tosta da chiederci un'altra foto. Allora, gli proponiamo una foto di Insomnia vista da un punto rialzato a lato della porta d'ingresso della città. Prompto ha deciso di farla in bianco e nero. Penso che gli andrà bene. Very powerful. Thank you for this. Damn, if it ain't a real work of art. Here, your reward. Thanks as always. It's my pleasure, Prince. You know I want to help you. The Media King, best pals with the Lucian Prince. Seriously though, let's keep working. Si è appena autodichiarato il re della comunicazione. E continua a dire che io sono semplicemente un principe, mentre invece sono già re. 17.500 guil, hey, ma non Prince è Contest. Finita così. Ask another favor, one royal to another. Sure. What do you have for us? This is a juicy one. Ha una maglietta griffata Meteor. What's the catch? Me and my readers both, we're getting taxed half to death. I figure we've got a right to see what our hard-earned gil is being spent on. I've got a good idea what I'll write for the article. You don't have to worry about that, but I need the photo. No, it's a dangerous job, but you can pull it off. Bene, ci chiede di fotografare tre basi imperiali. Ok, vediamo dove ci fa andare. Allora, prima devo selezionare missioni. Ok, ce ne sono tre. E poi quella definitiva. Inoltre ho notato che si è creata una nuova missione qui, quindi andrò a prendere anche quella e piano piano farò qualche altra missione secondaria prima di continuare con la quest principale, perché ho la sensazione che ci siano poche possibilità poi di tornare in questa regione. Allora, è vero che più avanti nel gioco ci sarà la possibilità di tornare indietro e rifare tutto, giocare, che mi sono imposto, ho sempre fatto così, di fare le cose in maniera da lasciarmi indietro il meno possibile. Quindi cercherò di completare tutto prima di andare avanti con la quest principale. Non so poi se la quest principale mi rifarà mai tornare indietro, quindi immagino che in realtà io potrò, una volta fatto tutte le quest qui, semplicemente muovermi solamente poi nella quest principale. Quindi farmi una fila unica di sessioni di gioco dedicate esclusivamente alla missione principale.